Bene, anche qui a Oppeano la nostra trasmissione si conclude con la bellezza delle nostre 12 semifinaliste. Questa sera decreteremo le 6 che passeranno alla finale. Andiamo subito a vedere le nostre bellezze. E andiamo quindi a conoscere le semifinaliste di questa sera qui a Oppeano. Con il numero 1, Alice Cavazza, 16 anni, nata a Bussolengo, abita a Verona, è del Toro, è una studentessa, nella vita vorrebbe fare la fotomodella, è arrivata in semifinale con il titolo di Miss Radio Verona conquistato a Villafranca. Numero 2, ha vinto il titolo di Miss Radio Verona a Isola della Scala, Tania Pappalardo, 18 anni, abita a Verona, è dello Scorpione, è una studentessa, nella vita vorrebbe fare il magistrato. Con il numero 3, dopo aver conquistato il titolo di Miss Telearena a Cerea, è in semifinale Erika Marchiori, 18 anni, abita a Ronco all'Adige, è del Sagittario, è una studentessa, nella vita vorrebbe fare la maestra d'asilo. Con il numero 4, dopo aver conquistato il titolo di Miss L'Arena a Cerea, Fabiola Morabito si presenta questa sera. Ha 20 anni, è nata a Verona dove abita, è della Bilancia, frequenta l'università, nella vita vorrebbe fare la giornalista per una rivista di moda. Il numero 5 è quello portato da Gloria Pezzaioli, che ha conquistato il titolo di Miss Telearena a Bovolone. Ha 16 anni, arriva da Montichiari in provincia di Brescia, è dei Gemelli, studia il terzo anno di liceo, nella vita vorrebbe fare l'attrice. Il numero 6 è quello di Linda Brusco, che ha conquistato a Nogara il titolo di Miss Radio Verona. Arriva da Illasi, è dell'Ariete, studia lingue, vorrebbe fare l'hostess. Numero 7 per Serena Picelli, 18enne, che arriva da Legnago. È dell'Ariete, è una studentessa, nella vita vorrebbe fare la criminologa, è arrivata in semifinale dopo aver vinto il titolo di Miss Telearena a Legnago. Numero 8 per Celeste Munaretti. È arrivata in semifinale per aver vinto il titolo di Miss Telearena a Zevio. Ha 23 anni, abita a San Giovanni Larione, è dei Pesci, fa l'impiegata commerciale e la sua massima aspirazione è quella di avere una bella famiglia. Numero 9 è quello di Giulia Bassi, che ha conquistato il titolo di Miss Telearena a Nogara. Ha 18 anni, arriva da Isola della Scala, è dei Gemelli, è una studentessa. Nella vita vorrebbe fare l'architetto, ma anche proseguire nel mondo della moda. Il numero 10 è quello di Elena Baschirotto, che ha conquistato il titolo di Miss L'Arena a Bovolone. Ha 17 anni, arriva da Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza, è dello Scorpione, studia al Liceo Linguistico Europeo, vorrebbe fare nella vita la modella e la fotomodella. Numero 11 è quello di Martina Turrini, che arriva da Campagnola di Zevio, è del Sagittario, fa la commessa e la stilista. La sua aspirazione sarebbe quella di potersi affermare nel campo della moda, è arrivata in semifinale conquistando il titolo di Miss L'Arena a Zevio. Numero 12 è quello di Emma Maria Miron, 18enne, che arriva da Isola della Scala, è del Leone, è una studentessa, nella vita vorrebbe fare l'interprete, lei ha conquistato il titolo di Miss L'Arena a Legnago. Ed ora vediamo come ha votato la nostra giuria. Passano in finale la concorrente numero 5, Gloria Pezzaioli, 16 anni, di Montichiari in provincia di Brescia. Quinta classificata e quindi in finale la concorrente numero 1, Alice Cavazza, 16 anni, di Verona. Quarta classificata e accede quindi alla finale la concorrente numero 12, Emma Maria Miron, 18enne, di Isola della Scala.
passa in finale e conquista la fascia di Miss Radio Verona la concorrente numero 7 Serena Picelli, 18enne di Legnago. In finale, come seconda classificata di questa serata, la concorrente numero 4 Fabiola Morabito, 20 anni di Verona. Ed infine, prima classificata, quindi accede alla finale, titolo di Miss L'Arena, alla concorrente numero 8 Celeste Munaretti, a 23 anni, arriva da San Giovanni Ilarione. E la prossima settimana scopriremo quale sarà la concorrente reginetta dell'estate che conquisterà il titolo di Miss L'Arena nella finale di Isola della Scala. Yeah.